3. Parlo con Bibì e mi vedo rasente ai muri per via che non so più come né dove guardare, con quella cagnolina dietro che pare me lo faccia apposta di dare a vedere che, com'io, non vorrei andare. Così non vorrebbe venire con me neanche lei. E si fa tirare, pontando le zampine, finché stizzito non le do uno strattone a rischio di spezzare quell'aceto rosso. Vado a nascondermi a pochi passi da casa dentro il recinto di un terreno venduto per una casa che vi doveva sorgere, grande e chissà come brutta, a giudicare dalle altre vicine. Il terreno è scavato in parte per le fondamenta, ma i mucchi di terra non sono stati portati via, e qua e là sono sparse tra l'erba ricresciuta, folta, le pietre per la fabbrica, come crollate e vecchie prima di essere usate. Seguo su una di queste pietre. Guardo il muro che para alto, bianco, stagliato nell'azzurro della casa accanto, rimasto scoperto senza una finestra, tutto così bianco e liscio quel muro, col sole che ci batte sopra, acceca. Abbasso gli occhi qua nell'ombra di questa erbavana che respira grassa e calda nel silenzio immobile, tra un brusio di insetti minuti. C'è un moscone fosco che mi dà addosso, ronzando irritato dalla mia presenza. Vedo Bibi che mi si è acculata davanti con le orecchie dritte, delusa e sorpresa, come per domandarmi perché siamo venuti qua, in un luogo che non si aspettava, ove tra l'altro, ma sì, di notte, qualcuno passando. Sì, Bibi, le dico, questo puzzo lo sento, ma mi pare il meno, sai, che possa ormai venirmi dagli uomini. E di corpo, peggio, quello che esala dai bisogni dell'anima. «Bibi, è veramente sei da invidiare, tu che non puoi averne sentore.» La tiro a me per le due zampine davanti e seguito a parlare così. «Vuoi sapere perché si è venuto a nascondermi qua? Eh, Bibi? Perché la gente mi guarda. A questo vizio, la gente, e non se lo può levare. Ci dovremmo allora levare tutti quello di portarci per via, a spasso, un corpo soggetto a essere guardato.» Ah, Bibi, Bibi, come faccio? Io non posso più vedermi guardato. Neanche da te. Ho paura anche di come ora mi guardi tu. Nessuno dubita di quel che vede e va ciascuno tra le cose sicuro che se appaiano agli altri quali sono per lui. Figuriamoci poi, se c'è chi pensa che ci siete anche voi bestie che guardate uomini e cose con codesti occhi silenziosi. E chissà come li vedete. E che ve ne pare? Io ho perduto, perduto per sempre la realtà mia e quella di tutte le cose negli occhi degli altri, Bibi. Appena mi tocco, mi manco. Perché sotto il mio stesso tatto suppongo la realtà che gli altri mi danno e che io non so né potrò mai sapere. Cosicché, vedi, io questo che ora ti parla, questo che ora ti tiene così sollevate da terra queste due zampine, le parole che ti dico, non so, non so proprio, Bibi, chi te le dica. Ebbe a questo punto un soprassalto improvviso, la povera bestiolina, e volle sguizzarmi dalle mani che le reggevano le due zampine. Senza indugiarmi a riflettere se quel soprassalto fosse per lo spavento di quel che le avevo detto, per non spezzargliele, gliele lasciai e subito allora essa si sfogò abbaiando contro un gatto bianco intravisto tra l'erba in fondo al recinto. Se non che l'accetto rosso trascinato tra i piedi in corsa, a un tratto le simpigliò si in uno sterpo e le diede un tale strappo, che la fece arrovesciare all'indietro e rotolare come un batuffolo. Friggendo di rabbia, si raddrizzò, ma restò lì, puntata sulle quattro zampe, non sapendo più dove avventare la sua furia interrotta. Guardò di qua, guardò di là, il gatto non c'era più. Starnutì. Io potei ridere di quella sua corsa, prima, poi di quel capitombola all'indietro. È ora di vederla restar così. Tentenai il capo e la richiamai a me. Se ne venne leggera, leggera, quasi ballando, sulle esili zampine. Quando mi fu davanti, levò da sé le due anteriori per appoggiarsi a un mio ginocchio, quasi volesse seguitare il discorso rimasto a mezzo, che invece le piaceva. Eh sì, perché parlando io le grattavo la testa dietro le orecchie. No, no, basta, Bibi le dissi chiudiamo gli occhi piuttosto e le presi tra le mani la testina ma la bestiola si scrollò per liberarsi e la lasciai poco dopo sdraiata ai miei piedi col musino allungato sulle due tampette davanti la udì sospirare forte come se non ne potesse più dalla stanchezza e dalla noia che pesavano tanto anche sulla sua vita di povera cagnetta bellina e vezzeggiata 4. La vista degli altri. Perché quando uno pensa di uccidersi si immagina morto non più per sé ma per gli altri? Tumido e livido come il cadavere di un annegato. Rivenne a galla il mio tormento con questa domanda, dopo essermi sprofondato per più di un'ora nella meditazione, là in quel recinto, se non sarebbe stato quello il momento di farla finita, non tanto per liberarmi di esso tormento quanto per fare una bella sorpresa all'invidia che molti mi portavano o anche per dare una prova dell'imbecillità che molti altri mi attribuivano. E allora, tra le diverse immagini della mia morte, violenta come potevo supporre, balzassero improvvise, tra la costernazione e lo sbalordimento, in mia moglie, in quanto orzo, in Firbo, in tanti e tanti altri miei conoscenti, costringendomi a rispondere a quella domanda, mi sentì più che mai mancare perché dovete riconoscere che nei miei occhi non c'era veramente una vista per me da poter dire in qualche modo come mi vedevo senza la vista degli altri per il mio stesso corpo e per ogni altra cosa come potevo figurarmi che dovessero vederli e che dunque i miei occhi per sé, fuori di questa vista degli altri, non avrebbero più saputo veramente quello che vedevano. Mi corse per la schiena il brivido di un ricordo lontano di quando ero ragazzo che andavo sopra a pensiero la campagna. M'ero visto a un tratto smarrito, fuori di ogni traccia, in una remota solitudine tetra di sole e attonita. Lo sgomento che ne avevo avuto e che allora non avevo saputo chiarirmi era questo: l'orrore di qualche cosa che da un momento all'altro potesse scoprirsi a me solo, fuori della vista degli altri. Sempre che ci avvenga di scoprire qualcosa che gli altri, supponiamo, non abbiano mai veduta. Non corriamo a chiamare qualcuno perché venga subito a la veda con noi? Oh Dio che, ove la vista degli altri non ci soccorra, a costituire comunque in noi la realtà di ciò che vediamo, i nostri occhi non sanno più quello che vedono, la nostra coscienza si smarrisce, perché questa che crediamo la cosa più intima nostra, la coscienza, vuol dire gli altri in noi, e noi non possiamo sentirci soli. Balzai in piedi e sterre fatto. Sapevo, sapevo la mia solitudine, ma ora soltanto ne sentivo e toccavo veramente l'orrore davanti a me stesso per ogni cosa che vedevo. Se alzavo una mano e me la guardavo. Perché la vista degli altri non è e non può essere nei nostri occhi se non per un'illusione a cui non potevo più credere. E in un totale smarrimento, parendomi di vedere quel mio stesso orrore negli occhi della cagnetta che s'era levata anche lei di scatto e mi guardava, per togliermelo davanti quell'orrore, le allungai un calcio. Ma subito, ai guaiti laceranti della bestiola, mi presi disperatamente la testa tra le mani, gridando: Impazzisco! Impazzisco! Se non che, non so come, in quel gesto di disperazione tornai a vedermi. E allora, il pianto che stava per prorompermi dal petto mi si mutò d'improvviso in uno scoppio di riso e chiamai quella povera Bibì che era mezza zoppata e mi misi a zoppicare anch'io per burla, e tutto in preda a una Gaia smania feroce. Le dissi che avevo giocato, giocato, e che volevo seguitare a giocare. La bestiolina starnutiva, come per dirmi, rifiuto, rifiuto. Ah sì? Rifiuti? Bibì rifiuti? E allora mi misi a starnutire anch'io per rifarle il verso, ripetendo ogni starnuto, rifiuto, rifiuto. 5. Il bel gioco Un calcio. Io, quella povera bestiolina, ma no, che io, gliel'aveva apioppato in campagna un certo ragazzaggio smarrito per non so che strano sgomento da cui era stato invaso, di tutto e di niente. Di un niente che poteva d'improvviso diventare qualche cosa che sarebbe toccato allora di vedere a lui solo. Qua in città, ora, per via, non c'era più questo pericolo, diamine ognuno bello dentro l'illusione dell'altro. Da poter essere sicuri che tutti gli altri sbagliavano se dicevano di no, che cioè ciascuno non era come l'altro lo vedeva. E mi veniva di gridarlo a tutti quanti. Ma sì, eh, eh, giochiamo, giochiamo! E anche di farne segno a chi stava per caso a guardare dai vetri di qualche finestra. Ma sì, eh anche aprendo quella finestra per buttarsi di sotto. Bel gioco! E chissà poi che graziose sorprese, caro signore, cara signora, se dopo esservi buttati fuori così, d'ogni illusione per voi, poteste ritornare per un momentino da morti a vedere nell'illusione degli altri ancora vivi quel mondo in cui vi figuraste di vivere. Eh! Il guaio era che ancora da vivo stavo a vederlo io, questo gioco. Tra gli altri ancora vivi, benché non lo potessi penetrare. E questa impossibilità di penetrarlo, pur sapendo che era lì, negli occhi di tutti, esasperava fino alla ferocia quella mia smania gaia. Il calcio ha poc'anzi sparato alla povera bestiolina perché mi guardava, Dio me lo perdoni, mi veniva di spararlo a tutti quanti. 6. Moltiplicazione e sottrazione Rientrando in casa vi trovai quant'orzo in seria confabulazione con mia moglie Dida. Come erano a posto, sicuri, seduti tutti e due nel salottino chiaro in penombra: l'uno grasso e nero, affondato nel divano verde, l'altra esile e bianca nella sua veste tutta. Affalbalà in punta in punta e di tre quarti sulla poltrona, accanto con una freccia di sole sulla nuca. Parlavano certo di me perché come mi vedero entrare, esclamarono a un tempo. Oh, eccolo qua! E poiché erano due a vedermi entrare, mi venne la tentazione di voltarmi a cercare l'altro che entrava con me, pur sapendo bene che il caro vitangelo del mio paterno quant'orso non solo era anch'esso in me come il Gangè di mia moglie Dida, ma che io tutto quanto, per quant'orso, altri non ero che il suo caro vitangelo, proprio come per Dida altri che il suo Gangè. Due dunque, non agli occhi loro, ma soltanto per me che mi sapevo per quei due uno e uno. Il che per me non faceva un più, ma un meno, in quanto voleva dire che ai loro occhi io come io non ero nessuno. Ai loro occhi soltanto? Anche per me, anche per la solitudine del mio spirito che in quel momento, fuori d'ogni ogni consistenza apparente, concepiva l'orrore di vedere il proprio corpo per sé come quello di nessuno. Nella diversa incoercibile realtà che intanto gli davano quei due. Mia moglie nel vedermi voltare domandò Chi cerchi? Mi affrettai a risponderle sorridendo. Ah, nessuno cara, nessuno. Eccoci qua. Non compresero naturalmente che cosa intendessi dire con quel nessuno cercato accanto a me. E credetero che con quell'eccoci mi riferissi anche a loro due. Sicurissimi che lì dentro quel salotto fossimo ora in tre e non in nove, o piuttosto in otto, visto che io per me stesso ormai non contavo più. Voglio dire 1. Dida come era per sé, 2. Dida come era per me. 3. Dida come era per quantorzo. Quattro quantorzo come era per sé. Cinque quantorzo come era per Dida. 6. Quantorzo com'era per me. Sette, il caro Gengè di Dida, otto, il caro Vitangelo di Quantorzo. S'apparecchiava in quel salotto fra quegli otto che si credevano tre, una bella conversazione. Sette. Ma io intanto dicevo tra me. Oddio oh mio. E non sentiranno ora venir meno a un tratto alla loro bella sicurezza vedendosi guardate da questi miei occhi che non sanno quello che vedono? Fermarsi per un poco a guardare uno che stia facendo anche la cosa più ovvia e consueta della vita, guardarlo in modo da far di sorgere il dubbio che a noi non sia chiaro ciò che egli stia facendo e che possa anche non essere chiaro a lui stesso. Basta questo perché quella sicurezza si adombri e vacilli. Nulla turba e sconcerta più di due occhi vani che dimostrino di non vederci o di non vedere ciò che noi vediamo. Perché guardi così? E nessuno pensa che tutti dovremmo guardare sempre così, ciascuno con gli occhi pieni dell'orrore, della propria solitudine senza scampo.